prima ho detto che il programma va attualizzato rispetto alla situazione che noi stiamo vivendo, e quindi con la grave crisi di persone che hanno perso il posto di lavoro e delle situazioni familiari molto pesanti. Quindi non c'è dubbio che uno dei, senza mettere in secondo piano altri problemi che accennerò, la cosa più importante che noi dobbiamo tentare di affrontare in questo momento è la famiglia con le sue declinazioni. Quando parliamo di famiglia vuol dire che parliamo anche necessariamente del lavoro e quindi dell'occupazione, e quindi tutte quelle attività che sono a esse correlate. Quando parliamo di lavoro possiamo parlare di migliaia di re, come possiamo parlare di altri investimenti di questo territorio. Il lavoro è una delle cose, lasciatemi dire, usare questo brutto termine, che qualifica la persona, che la rende libera, che la rende autonoma, che le consente di stare bene senza condizionamenti. Quindi in questo momento particolare il problema del lavoro, il problema della famiglia diventa il problema, e noi dobbiamo metterlo al centro dell'attenzione. È chiaro che immediatamente dopo, per poter raggiungere questo obiettivo, abbiamo bisogno delle infrastrutture che consentono di realizzare questo, perché risolvere i problemi della famiglia non è che cade, i problemi si risolvono senza altri interventi. E quindi c'è il problema della mobilità, che è legata all'ambiente, che è legata allo sviluppo. Se parliamo di sviluppo, ovviamente parliamo di ruolo della Venezia orientale, il ruolo di Porto Guaro deve diventare capofila di una capofila, e deve anche tentare di coordinare e di essere anche a supporto ai comuni più piccoli per creare un'equità sociale che metta tutti i cittadini al pari livello a prescindere da dove loro abitano. E questo è l'altro problema importante collegato anche all'integrazione e all'immigrazione. Il problema gli altri problemi sono tutti correlati a queste grandi questioni, che sono quelle che dicevo adesso. Quindi, per sintetizzare, famiglia, lavoro, infrastrutture e viabilità, ruolo di Porto Guaro, che deve riassumerlo in proprio e deve così tentare di dare risposte concrete ai cittadini che hanno bisogno, stando vicino al cittadino che oggi sta vivendo un periodo molto complesso e molto delicato.